Sindaco, c'è una novità che si è materializzata nel corso delle ultime ore, ossia il Comune di Sant'Egidio è stato diffidato dal Ministero per quanto riguarda il servizio civile. Gli effetti sono due. Il primo, ovviamente, i 19 ragazzi che erano impiegati, insomma, da oggi devono restare a casa. Purtroppo sì, proprio questa mattina nella nostra sala consiliare ho dovuto comunicare ai ragazzi, insieme ai nostri dirigenti, che da oggi viene sospeso il loro progetto, i loro progetti, visto che erano tre progetti che venivano impiegati 19 ragazzi. E quindi dopo questa oramai famosa visita degli ispettori ministeriali, poche volte verificatasi in Italia, unica nel nostro comune che da anni, a lustro, perché sono già oramai quasi 20 anni che diamo la possibilità a tanti ragazzi, santegidesi e non, di poter dare il loro supporto e il grande apporto alla vita amministrativa comunale, agli uffici, visto che ne avevamo 19. E quindi dopo la visita degli ispettori è arrivata questa, oramai possiamo chiamarla ammazzata, che prevede la sospensione del servizio civile attuale e praticamente la cancellazione dall'albo dei comuni partecipanti al progetto servizio civile della nostra amata Sant'Egidio per i prossimi 5 anni. Quindi per i prossimi 5 anni 100 ragazzi circa non avranno la possibilità di svolgere questo che oramai era diventato un fiore all'occhiello per i nostri giovani, perché dava loro modo di potersi misurare con le proprie capacità e comunque poter guardare al futuro con un occhio diverso. Siamo molto rammaricati e ci siamo già mossi nelle sedi opportune e tramite i nostri legali abbiamo già preparato il ricorso e comunque ci siamo mossi nei ministeri che appunto hanno voluto sanzionarci così gravemente e speriamo di poter risolvere quanto prima almeno la situazione dei ragazzi che potranno tornare a svolgere il loro progetto e continuare a svolgerlo qui a Sant'Egidio, la sede che avevano scelto. Ovviamente c'è un aspetto importante da evidenziare che, insomma, durante l'ispezione dei mesi scorsi sono state rilevate alcune anomalie per quanto riguarda l'impiego degli stessi ragazzi. Ma come noi tutti sappiamo, da sempre i ragazzi hanno messo tutto il proprio impegno, si sono messi a disposizione degli uffici, hanno dato il massimo per quello che poteva essere un progetto che da molti viene visto come un semplice anno da trascorrere dentro alle mura comunali o comunque di qualsiasi altra struttura. E invece per loro, secondo me, è un grande punto di partenza, è un momento dove davvero guardarsi dentro e vedere con occhio diverso quelle che sono le opportunità di vita. Tanti ragazzi che sono passati qui da noi hanno poi scelto, di intraprendere percorsi diversi anche di studi, ma soprattutto di vita lavorativa, partecipando a concorsi e perché no, andando a studiare quelle materie per cui avevano in questo anno svolto in comune, avevano avuto insomma la possibilità di dare il proprio meglio e di scoprire un lato che magari non conoscevano. Certo è che una sentenza così pesante, non può essere solo addebitata agli ispettori. Qualcuno forse molto capace poteva dare di più e poteva mettere a disposizione le tanto paventate capacità nell'intraprendere un discorso risolutivo con gli ispettori e magari non un discorso litigioso che ha portato appunto a una sanzione mai avuta da nessun comune, penso in Italia, e che nessuno si sarebbe mai aspettato. 5 anni sono la sanzione più grave che si potesse ricevere e nessuno se lo sarebbe mai aspettato, nessuno avrebbe mai voluto questo. E quindi spero almeno di poter, con il mio grande staff e con gli uffici, di poter ottenere qualche sanatoria in merito e magari avere una pena inferiore e poter ridare comunque la possibilità, soprattutto a questi ragazzi in corso d'opera, di poter terminare il loro percorso qui nel nostro comune.